che venerdì 9 aprile ci sarà a Napoli sabato 9 aprile sarà una importante manifestazione regionale di tutti quanti i comitati popolari di base che sono nati in questi mesi per lottare insieme contro l'idea dell'inceneritore, l'idea delle discariche e soprattutto perché un nuovo ciclo dei rifiuti possa essere affermato nella nostra regione, combattendo le mafie, le camorre, la corruzione imperante che ha impedito alla nostra regione di risolvere un problema che ci trasciniamo da mesi. Per cui volevo ricordare e invitare i compagni e i cittadini e i lavoratori a tenere questa possibilità di partecipare a questa importante manifestazione. La parola a Gennaro Laudiero. Grazie. Ringraziare i compagni della sinistra unita che dopo tanti anni per la prima volta vediamo sul nostro territorio finalmente mettere in campo quei cocci di una sinistra ormai, come tutti sappiamo, disgregata nel suo tessuto politico e anche nel tessuto sociale, l'assenza reale della sinistra reale, quella che doveva e deve, secondo me, iniziare un processo di cambiamento, di prenderci gli spazi di quella sinistra storica che ha portato nel paese e nella città da anni, diciamo, il sale della democrazia, con i movimenti di lotta, con quei movimenti reali del malessere sociale. Noi dobbiamo riportare di nuovo in questa città questo che è necessario per i cittadini, per i più deboli, contro quelle angherie di quella classe dirigente collusa negli anni con la camorra organizzata in questa città, quella classe dirigente che oggi si ripropone l'alternativa e oggi vogliono riproporre un grande centro, ma noi diciamo che quello è il centro della camorra, è il centro di questa città, che loro sono via da questo contesto centrale. Dobbiamo incontrare in 30 anni, in questa città, questi personaggi che non sono stati capaci di dare un po' di respiro sociale, culturale, lavorativo ai disoccupati. Non hanno saputo fare altro che spartirsi la cosa pubblica, non hanno fatto altro che spartirsi le risorse economiche che dovevano essere, diciamo, elargite ai cittadini e ai più deboli. Hanno pensato invece di spartirsi la cosa pubblica come la cosa personale, nei posti di lavoro. Si sono spartiti le cose più essenziali che i cittadini mancano. Oggi loro dicono di essere questo grande centro, caro Vittorio. Non sono una banda di mascalzoni, una banda di mascalzoni con il PDL che ha governato 2 anni e mezzo questa città, prendendo in giro i cittadini di Casoria. I cittadini di Casoria devono organizzarsi. Ecco perché facciamo l'appello alla sinistra unita, quello di mettere mano ai movimenti reali, ai movimenti di quartiere, stando in mezzo alla gente, iniziare da basso un processo di costruzione, perché non possiamo abdicare al nostro ruolo, non dobbiamo abdicare al nostro ruolo di sinistra reale. Allora c'è più che mai la necessità di mettere mano a questi movimenti. In questa città abbiamo creato un movimento di lotta come Unione Sindacale di Base e anche un fatto nuovo, che per la prima volta a Casoria c'è un sindacato di base, un sindacato che va al di là del sindacalismo che conosciamo, CGL, CISL e UIL, che sono assenti sul territorio, non vivono insieme ai cittadini, insieme ai lavoratori, insieme ai pensionati il conflitto sociale, non vivono, sono lontani. Noi diciamo, facciamo un appello anche alla CGL di scendere in campo in questa città, vicino ai lavoratori e ai disoccupati. E questo è quello che noi vogliamo ribadire e riportare. C'è bisogno di mettere mano a tante situazioni. Le questioni sul lavoro, abbiamo delle proposte che sono concrete, vogliamo creare, anche rispetto a quello che, come chi diceva prima, non mi ricordo, rispetto alla questione della raccolta differenziata. Casoria Ambiente è diventato un calderone clientelare, politico, di spartizione. Noi diciamo che c'è bisogno di mettere mano a una filiera della raccolta differenziata. Abbiamo un progetto reale per cercare di far finire finalmente questa gestione camorristica sulle emergenze rifiuti.
Perciò, cari compagni, care compagne, dobbiamo impegnarci tutti quanti, dobbiamo un po' abbandonare anche la nostra vita privata, c'è molto da fare in questa città. Non possiamo stare sui due binari. Chi lotta, chi si sente di sinistra, e io mi sento un comunista ancora, oggi ci credo, c'è bisogno di esserlo. Bisogna scendere in campo. Tutti quanti noi dobbiamo mettere un po' da parte la nostra vita privata, dedicarci agli altri, e questo è il nostro scopo. E a questo voglio dire ai compagni come Mazzone, che da sempre, lo sai, la mia stima che noi abbiamo nei tuoi confronti, come uomo che ha portato questa, diciamo, bandiera, no? Verso un socialismo reale che volevamo noi creare nelle nostre città. E tu lo sai benissimo, caro Vittorio, le battaglie, le delusioni che abbiamo avuto. Allora noi, anche come SP, siamo sinceramente contenti che tu stai in campo con noi ancora una volta, no? Insieme a questo tipo, a questo progetto. Siamo ancora qui a dirci quello che già sappiamo, che ci conosciamo bene. Allora noi diciamo alla Sinistra Unita, state vicino ai disoccupati, vicino ai movimenti reali, questo c'è bisogno. Diciamo ai compagni come Forza di Sinistra e Libertà, i compagni di Rifondazione, del compagno Vennacchi, state vicino agli ultimi, perché c'è bisogno di scendere in campo. Scendiamo in campo tutti quanti. Delle becere promesse politiche puntualmente in campagna elettorale. Noi siamo sempre in campagna elettorale, dobbiamo essere sempre, sempre in campagna elettorale, anche dopo, quando è finita la campagna elettorale, perché c'è necessità di stare in mezzo alla gente. Io vi ringrazio, compagni, vi dico soltanto una cosa, e spero che questa lista, questo progetto, questi uomini, queste donne, non abbiano quelle ambizioni semplicemente di arrivare in un consiglio comunale. Chi vi parla si è dimesso da consigliere comunale, perché manca proprio quello che doveva essere la spinta propulsiva di un fronteggiamento della cosa pubblica. Allora contiamo sui giovani, sui compagni che veramente credono in questo progetto. Allora vi dico tutti quanti, e vi stimo, e lo sapete, rispetto a qui, per me oggi è un bel giorno vedere compagni nuovi e vecchi insieme, andiamo avanti, come dicevo, compagni, alla lotta e al lavoro. Scusate.